Bisogno! Ho vendito l'anima! Bisogno! Gente, gente, gente! Non state lì a guardare! Scendete in piazza a protestare! Potevi prendere
fatto, e veramente ne sono rimasto male perché sto sempre a disposizione dei cittadini. Insieme abbiamo iniziato questa battaglia contro le antenne. Dopo vi dirò tutta la situazione come sta e che cosa noi facciamo. Nel momento che stavo dicendo, ognuno di noi poi non attua la coscienza di dire no a questi gestori, capiterà ancora nel futuro, perché l'unica cosa che l'ente comune può fare, al di là di questa situazione che l'abbiamo un attimo a valutare, che cosa può fare l'ente comune? Localizzare. Ma ritualizzare significa che dobbiamo dire dove deve andare l'antenna, o come quella Polab, lasciamolo parlare, oppure come la Polab dice, localizziamo, mettiamolo sugli interventi comunali, sul comune oppure sul campo sportivo, fatta questa situazione il comune prende anche i soldi e dice no, a me non piace neanche questo. Ma il problema è di fondo, perché a livello governativo è considerata un'opera strategica, un'opera primaria, un'opera che tutti quanti noi anche chiamiamo e usiamo i territori. Certamente voi dite che cosa? È giusto che sia così. Minimizziamo nel senso che ci devono essere diciamo, localizzate, o meglio, dobbiamo controllare il sistema. Noi che cosa abbiamo fatto? Perché altrimenti per rispondere al Signore, perché in effetti diceva inizialmente dovete fare i regolamenti. In data 20/12/2013 il Comune di Galbizzano, i consiglieri comunali del Comune di Galbizzano, maggioranza e opposizione, hanno votato un regolamento. Il regolamento per l'installazione e l'esercizio delle stazioni radiobase per telefonia mobile. Poi c'è stata la situazione che io ho fatto per impedire quell'altra situazione, se voi vi ricordate, un'ordinanza contingibile di urgenza. Questi multinazionali hanno attaccato l'ordinanza, tardi, come tutte quante le altre, hanno vinto su quell'ordinanza. Però non se ne erano accorti di una cosa, che il Comune di Galbizzano, invece di essere incapace, incompetente, aveva fatto il regolamento. E all'articolo 18 del regolamento dice che per i nuovi che fanno richiesta devono seguire tutto un percorso, che ci sta il comitato, ci sta l'amministrazione, ci sta l'ARPA, che ne so. Per quelli in itinere, quelli vecchi, in effetti si deve esprimere il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale non si è espresso su questa pratica e di conseguenza inviamo questa comunicazione agli uffici dicendo di sospendere tutto. Non è possibile concedere questa autorizzazione perché si deve esprimere il Consiglio Comunale. Quindi con questo che significa? Che chiederemo, io insieme ai consiglieri comunali o da solo, che il comune fa in questo modo, di sospendere l'installazione della Telecom, perché deve passare al vaglio, un attimo solo, su signori, poi dopo parliamo, facciamo quello che volete. Dobbiamo passare al vaglio del Consiglio Comunale. Scusa, sì, ma è nullo questo permesso a costruire rilasciato ieri? Allora, questa cosa è le mille. Permesso a costruire 17 ottobre. Noi dobbiamo dividere la politica dagli uffici. Certo. Gli uffici per quanto riguarda loro devono andare avanti. È una domanda che ho fatto. Delle autorizzazioni, perché la legge gli impone, loro devono comunque applicare la legge. Nel momento che applicano la legge, se c'è stato permesso di costruire dopo tanto tempo, ci sta una richiesta del sindaco che chiede alla signoria vostra di sospendere ogni determinazione eventuale permesso di costruire in caso è stato rilasciato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 18,2 del regolamento comunale installazione ed esercizio delle stazioni di radio base per telefonia mobile, approvato dal Consiglio Comunale in data 20/12/2014 con delibera numero 40, al fine di consentire le dovute valutazioni al Consiglio Comunale. Quindi è un'ordinanza di oggi. Cosa significa? Significa sì, fin quanto il Consiglio Comunale non si esprimerà, non è possibile installare l'antenna. Ora, io cittadino delle scartoffie, della burocrazia, non ne voglio sapere, è suo compito. Noi abbiamo un problema in quanto cittadini, che vogliamo essere garantiti che lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, uno, se noi siamo là, non viene nessuno
a fare minacce o a prenderci con la forza e a farci togliere. Se il fantastico mondo... Non c'è bisogno di stare là. Ma con la carta che ha fatto, lunedì gli operai vengono e la mettono. E il teatrino è il solito. Il sindaco si sta facendo campagna elettorale. Allora non dobbiamo metterci paura di dire le cose. Non saremo stati minacciati a Milano Valentina. Minacce. Ad ogni modo, noi dobbiamo avere delle garanzie. Il regolamento che mi dicevo è stato approvato nel 2013. Il regolamento dice una cosa essenziale all'articolo 18,2, che le pratiche in itinere, non interessa il signore quando abbia firmato il diverso, quando arrivano qua al comune in itinere, significa che in effetti vengono sospese perché vengono al vaglio del consiglio comunale. Io stamattina invio questa nota agli uffici per sospendere l'autorizzazione che prima a testé il giornalista mi ha fatto vedere. La numero perfetto, quella di ieri sera, esatto. Fatta questa situazione, una volta sospesa, le forze dell'ordine, è logico che devono andare là sul posto, se hanno la sospensione dei documenti, nessuno può accedere al lavoro, voglio dire, alla fine del comune. È stato chiaro. Poi si deciderà in consiglio comunale, perché comunque noi dobbiamo dare una risposta a tutti, anche ai gestori bisogna dare una risposta, perché al di là di tutto il, diciamo così, l'entusiasmo, ma noi qua dobbiamo applicare la legge, quindi di conseguenza in consiglio comunale questo faremo. Non può fare terrorismo con questa opera di interesse strategico nazionale. Noi ne conosciamo benissimo che veniamo dalla lotta di Chiaiano, ma noi cittadini attivi siamo per la giustizia, non per la legalità formale. Abbiamo violato la zona militare a Chiaiano, la violeremo anche qui, prendendoci le nostre responsabilità. Non si faccia scudo di questa cosa. Noi sappiamo anche però che un regolamento comunale fatto bene può impedire questo scempio. Lo faccia e lo faccia presto. Convochi un consiglio comunale monotematico subito, aperto alla cittadinanza, vorremmo partecipare tutti. Io le ho detto la strategia. Io penso sull'entusiasmo popolare, poco sì. Io sto a disposizione, però attenzione, mentre il cittadino può dire che non è un'opera strategica, io sono un pubblico ufficiale e devo comunque conformarmi alla legge. È un'opera strategica quella che ha deciso il governo, quindi di conseguenza noi siamo cittadini italiani e ci dobbiamo comunque adeguare alle leggi. Questo non me lo può chiedere di andare contro le leggi. Possiamo tenere anche uno studio del territorio? Che il responsabile della salute dei cittadini è il sindaco del comune. Lei è responsabile della salute dei cittadini. Se lei non impedisce questo scempio, noi la riteniamo corresponsabile e complice delle morti che porterà. Il regolamento che mi diceva è stato approvato nel 2013. Il regolamento dice una cosa essenziale all'articolo 18,2, che le pratiche in itinere, non interessa il signore quando abbia firmato il diverso, quando arrivano qua al comune in itinere, significa che in effetti vengono sospese perché vengono al vaglio del consiglio comunale. Io stamattina invio questa nota agli uffici per sospendere l'autorizzazione che prima a testé il giornalista mi ha fatto vedere. La numero perfetto, quella di ieri sera, esatto. Fatta questa situazione, una volta sospesa, le forze dell'ordine, è logico che devono andare là sul posto, se hanno la sospensione dei documenti, nessuno può accedere al lavoro, voglio dire, alla fine del comune. È stato chiaro. Poi si deciderà in consiglio comunale, perché comunque noi dobbiamo dare una risposta a tutti, anche ai gestori bisogna dare una risposta, perché al di là di tutto il, diciamo così, l'entusiasmo, ma noi qua dobbiamo applicare la legge, quindi di conseguenza in consiglio comunale questo faremo.